E andiamo, vediamo un po' che cosa ti accadrà in amore, che cosa ti sta per accadere in amore, cosa ti sta per accadere in amore. Care Malgascione, care Carampani, allora salutiamo Niki, salutiamo Green Apple, salutiamo Giovanna, salutiamo Sissi, la nostra Greenettina, Green Apple. E partiamo, vediamo cosa ti sta per accadere in amore. Ricordo a tutti di mettere un like, che non costa niente, mettete un like, spolliciate, iscrivetevi al canale, fate una donazione al canale se volete. Cliccando sul tastino col dollarino fate una donazione e vediamo cosa ti sta per accadere in amore. Salutiamo la nostra Betty Cottage, donna anziana Betty, la veneziana, tra l'altro andate a Venezia in Campo Manin a farvi fare un quadro dalla nostra Betty Cottage, dalla nostra grandissima pittrice Betty Cottage. Andate, muovete il culo, andate in Piazza Manin, abitavo io a Genova, ma in Campo Manin. Pensa a questa sincronicità che c'è con la nostra Betty. Io a Genova abitavo in Piazza Manin e Betty, ma secoli fa, e Betty, qua, ai tempi dell'università, e Betty invece lavora a Campo Manin, sempre sto Manin di mezzo. E salutiamo anche Davie, quindi iscrivetevi, abbonatevi al canale. E quindi Betty Cottage, andate a Campo Manin a Venezia. E lei è una brava pittrice, che chiedete dov'è Betty Cottage? Voglio farmi fare un quadro. Allora, quindi vediamo cosa ti accadrà in amore, vecchia Befana, che non sei altro. E scegliamo quindi il primo testimone, per chi fosse interessata, il primo testimone che è il Buddha. Il Buddha è il primo testimone. Il secondo testimone è la piramide. Chi volesse scegliere la piramide. E il terzo testimone è la stele. Il terzo testimone è la stele. Quindi abbiamo il Buddha, la piramide e la stele. Quindi Buddha, piramide o stele. Abbiamo i tre testimoni: Buddha, piramide o stele. Quindi vediamo. Salutiamo la nostra Giovanna Russo. Muovi il culo, vai a Venezia, a Campo Manin. Bene, abbiamo il Buddha, primo testimone. Vediamo cosa ti accadrà in amore. Quindi, vediamo cosa ti accadrà in amore. Partiamo con gli arcani. Partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Partiamo con gli arcani. Arcane. Arcane. L'arcane maggiore dei tarocchi. Vediamo, troverai un narcisista? Troverai un narcisista? Vediamo un po', spera di non trovare un narcisista, perché qua in amore, vediamo un po', ti capiterà il narcisista, ti capiterà il catramista, chi troverai? La sciampista? O come Pippoli ti farai le pippe? Non lo sappiamo, vediamo un po'. Cosa ti capiterà in amore? Tra l'altro, il nostro Pippoli presto l'avremo sul canale. Allora, cosa ti capiterà in amore? Troverai il narcisista in amore. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Se troverai il narcisista di nuovo. Allora, mescoliamo le carte. Mescoliamo le carte. Troverai il narcisista? Non lo sappiamo. Allora, mescoliamo le carte, vediamo se troverai finalmente il tuo narcisista. Mescoliamo le carte, salutiamo la cerofolina. Allora, tagliamo e vediamo un po' cosa ti capiterà. Allora, beh, diciamo che no, il narcisista non ti capita. Anzi, ti capitano cose positive perché ti capiterà, vabbè, diciamo che l'imperatrice
è la Malgascona, diciamo, nei Tarataroth l'imperatrice è la Malgascona, quindi sei tu praticamente, o se sei maschio ti capiterà una donna matura, diciamo, over 40, e se sei tu invece, sei tu la Malgascona, diciamo che avrai la forza per gestire la relazione che ti capiterà, che poi andremo a capire chi sarà questa con le altre stese, diciamo, cercheremo di approfondire. E comunque avrai possibilità di portare a termine, però qua questa carta, il carro della vittoria, non è che è una vittoria ab casum, diciamo così, in senso assoluto, non è una vittoria ab casum, ma se vuoi vincere, se vuoi raggiungere dei risultati, cara Malgascona, devi trovare il tuo equilibrio interiore, devi trovare la tua forza interiore, perché qua è necessario trovare la propria forza interiore, vuol dire che devi trovare, come dire, l'incrocio giusto tra due cose, che sono due cose fondamentali, che sono la, come dire, il successo, ma anche trovare l'equilibrio tra la tua sfera emotiva e la tua sfera logica. Quindi diciamo che cerchiamo di capire però il tipo di personalità. Comunque non sarà negativa, perché comunque hai la forza per gestire le cose. Se sei maschio ti capiterà una Malgascona ultra quarantenne. E quindi se sei giovane sfanculala ovviamente. E nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, fate una donazione al canale, care carampane! Fate una donazione al canale che porta bene e abbonatevi al canale e vediamo un po' cosa ci capiterà in amore, cosa ci capiterà in amore. Dito nell'orecchio, non so perché, abbiamo anche la nostra patella sullo scoglio qua, e allora vediamo un po'. Beh, abbiamo Geova, quindi qua, che rappresenta praticamente la possibilità di trovare qualunque situazione, può andare bene. Però abbiamo il re di spade, quindi il re di spade, se sei donna, il re di spade è un uomo vestito, non un uomo nudo, potrebbe essere un medico, oppure una persona comunque di valore, potrebbe essere un consigliere, un diciamo una persona di grande valore, solida, potrebbe non essere italiano, straniero, oppure, però in questo caso non credo, maghrebino, però potrebbe magari essere di un'altra regione d'Italia, insomma, o un po' più lontano, ha detto che deve essere. E poi abbiamo anche, sì, e queste sono un po', quindi diciamo una personalità comunque non catramista, se sei donna non catramista, e se sei uomo non sciampista, quindi, e neanche narcisista direi, però narcisista non è da escludere, adesso vediamo con le sibille di Lenormand se per caso è narcisista, che cos'è. Abbiamo la nostra grinettina, la nostra patella sullo scoglio, la nostra super sissi, poi abbiamo anche Manuel. E vediamo un po' che cosa ci dicono ancora le sibilline di Lenormand, le sibille di Lenormand, care patelle sullo scoglio. Allora, tagliamo e vediamo un po', scegliamo le prime tre carte. Beh, dai, no, è venuta bene di nuovo, dai, abbiamo il gentiluomo, la casa e la montagna, e la casa rappresenta ovviamente la stabilità, no? La casa rappresenta un po' il focolare domestico, quindi la stabilità, la protezione, l'equilibrio, la famiglia, comunque è una persona affettuosa, affidabile. E poi abbiamo il 21 che rappresenta la montagna, che rappresenta l'elevazione a nuove vette e anche degli ostacoli, quindi non sarà una persona che riuscirai a conquistare, direi, molto facilmente, ci vorrà un po' di tempo, però diciamo tempo fuggit, quindi riuscirai comunque a ottenere qualche risultato,
ce la potrai fare, ce la potrai fare. E il gentiluomo rappresenta, diciamo, come possiamo dire, una persona, potrebbe essere anche una persona solida, una persona che ha un suo savoir-faire, quindi non è un catramista, abbiamo confermato, e non è neanche un narcisista. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Ma riuscite a scrivere in chat? Non so se è riuscito, sì, forse si riesce. Vediamo un po' se... ma no, ok, ok. Bene, bene, quindi questo è un po' il punto fondamentale di questa stesa. Spero che vediate bene, scrivete se vedete bene. Quindi comunque, ok. Ah no, volevo capire se vedevate bene perché non riuscivo a vedere. Bene, bene, quindi questo è, però dobbiamo mettere qualche consiglio sui tarocchi, diciamo, zen, che possono dare qualche consiglio. I tarocchi zen aiutano sempre, portano sempre qualche consiglio. I tarocchi zen, vediamo che ci raccontano i tarocchi zen di Osho. E nel frattempo fate un live, cioè fate un live, fate una donazione al canale, iscrivetevi, abbonatevi. Allora, beh, allora, non farti condizionare, cioè fai anche qualche atto di ribellione, cioè non essere una sottona o un sottone, non essere un cavaliere servente se sei maschio. Cerca di darti anche una nuova visione della vita, no? Non rimanere vinculato in condizioni negative e non farti condizionare. Questi sono un po' i consigli. Quindi per questa prima stesa del Buddha, diciamo che le chance ci sono, e sarà una persona comunque di qualità, una persona di valore. Se non è una persona di qualità, come dire, devi mandatela a fanculo, perché quella che deve arrivare è comunque una persona di qualità. Ma passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide. Vediamo un po' la stesa della piramide, vediamo un po' cosa ci racconta, la stesa della piramide, vediamo se cosa ti accadrà in amore, con la stesa della piramide. Allora, abbiamo il nostro Tug che sta guidando, sappiamo che Tug è ancora arretrato, quindi sta guidando il cavallo, l'asino col carretto, è sul carretto che guida l'asino, il suo mezzo di trasporto. Però in Sardegna ci sono gli asini, cioè no, non che i sardi sono asini, dico ci sono tanti asini, no, in Sardegna, nel senso che credo che sia la terra degli asini, no, la Sardegna. Una volta ci sono comunque nelle campagne sarde, le capre, ci sono gli asini bianchi, i famosi asini bianchi, interessante, le capre anche, le capre non che non sono le pecore per la lana merinos, gli asinelli, i cavalli sardi, esatto, i cavalli sardi, fatti a misura per i sardi. Ma è vero che i sardi sono bassi di statura, tu quanto sei alto tu? Sentivo una volta, però c'è stato anche, credo che tra l'altro l'unico Mister Olimpia forse, l'unico Mister Olimpia italiano che ha vinto nel bodybuilding è stato proprio un sardo che era Columbu, che si chiamava Columbu, che era tra l'altro anche è morto adesso, era anche un amico di Schwarzenegger, credo che sia stato l'unico che ha vinto mai nel mondo, diciamo. Oggi, bene, mettete un like, ringraziamo per le donazioni, chi vuol fare una donazione, e mettete un like, vediamo un po' cosa troverai in amore, sì, era sardo, Columbu. Tra l'altro, tra la Sardegna e Genova c'è una joint venture.
Allora, qui sono cazzi, quindi quella, cosa ti accadrà in amore? Una rottura, cioè chiuderai una storia o una storia che è nata già finita, come c'è una canzone, una storia nata già finita e avrai un po' di rogne, diciamo, se tu sei una malgasciona, quindi cosa ti accadrà presto in amore? Che o avrai una storia nata problematica, nata già finita. Ci sono storie che nascono già finite, oppure una storia che è in essere che la chiuderai. Queste saranno le tue news in amore, ma vediamo di approfondire, però vediamo di approfondire un po' come vanno le cose. Quindi news in amore non andranno bene. Hanno stile genovese. Esatto, perché so che dalla Sardegna ci sono molte... In cioè a Genova c'è una comunità di sardi. Addirittura conoscevo uno che faceva faceva il medico, non so se in Sardegna o a Genova, comunque viaggiava praticamente, stava 2 o 3 giorni a settimana a Genova, ma comunque ce ne sono anche tanti. Conosco anche un pittore sardo, che adesso non mi ricordo, famoso, che adesso vive a Genova, ma va anche in Sardegna, e si chiama, che miseria, che veniva ai miei corsi. Un pittore abbastanza famoso. Ah, tra l'altro, sì, un pittore abbastanza famoso. Ma guarda se mi ricordo il nome. Un pittore comunque abbastanza famoso. Ha fatto anche dei quadri per il Papa, per il Vaticano. Ma tra l'altro, che è un pittore famoso per le barche, dipinge le barche. Odo Tinteri, non so se lo conosci. Odo Tinteri si chiama. Odo Tinteri. Comunque vai a vedere se non lo conosci. Odo Tinteri. E veniva ai miei corsi a Genova. Conosci Odo Tinteri? Bene, tagliamo e vediamo un po' quelle che sono le prime 3 carte. Che credo che adesso sia ultra ottantenne. Ah, sì, vai a vedere, vai a vedere. Allora, di nuovo la torre, ragazzi, è venuta di nuovo la torre, quindi, cioè, porca miseria, di nuovo la torre, quindi crollo, caduta, niente, e finisce. Sono due carte, diciamo, cioè la stessa carta in 2 mazzi diversi, la probabilità è bassissima che venga, e quindi, ragazzi, o nasce una storia. No, mi chiedono se sono in live su TikTok. Io sono di Savona, cara Simona, di Savona, non di Genova, però di Savona, però ho abitato a Genova ai tempi dell'università, e quindi questo è una cosa interessante. Quindi salutiamo anche, abbiamo la nostra Rosy, la donna cuciniera, quindi abbiamo quindi una chiusura di una storia. Però poi nascerà qualcos'altro di bello, ragazzi, perché dopo c'è il sole, quindi non preoccupatevi, c'è una roba che finisce, una roba che inizia, c'è il sole, e poi abbiamo anche l'oro, ricchezza, sontuosità, lusso, abbondanza, quindi fai in fretta a toglierti dai piedi il catramista, fai in fretta a toglierti dai piedi il catramista, perché... Se ti togli dai piedi il catramista, le cose andranno per il meglio. Però devi chiudere questa storia, perché se non chiudi questa storia, difficilmente le cose andranno avanti. Vediamo quali sono ancora le sibilline di Norman. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, fate una donazione se volete al canale, che porta bene, e se volete fare una donazione, vediamo un po'. Quindi... Se avete una relazione finirà, e se non avete una relazione nascerà una storia nata già finita, perché le storie talvolta nascono già finite. Allora, tagliamo e vediamo un po' che cosa ci dicono. Nel frattempo abbonatevi al canale, fate una donazione, date un sostegno. Beh, infatti qua viene fuori, non è male, però questo già riguarda un po' il passaggio, perché abbiamo comunque il 6, che di fatto è le nuvole, quindi sono incertezze, preoccupazioni,
minaccia, imprevisti negativi, instabilità, sofferenza, invidia. È una persona che devi levarti dai coglioni. Devi fare in fretta a levartela dai coglioni, perché non ti porta bene. Poi abbiamo le nuvole, quindi poi abbiamo il 32 e abbiamo anche qua, abbiamo la luna. La luna rappresenta un po' la malinconia, rappresenta un po' in questo caso la confusione, la superficialità, quindi anche una donna. E poi la chiave, che vuol dire trovare una soluzione, quindi devi trovare la soluzione e la soluzione arriverà. Quindi la soluzione è il cambiamento, la soluzione è trovare una nuova situazione. Nel frattempo metti un like, vediamo un po' ancora che cosa ti aspetta, che cosa ti aspetta. Sissi, la nostra Sissi, non sappiamo, non, secondo me non è più in chat, sarà sullo scoglio, magari sullo scoglio cellulare non prende. Vediamo un po'. Ma tu, Niki, cosa sei? Uomo, donna, trans? Cosa sei? Perché adesso non possiamo chiedere più se sei uomo o donna, perché è discriminatorio. Quindi, Niki, sei uomo, donna, trans, transgender, multigender, un po' uomo, un po' donna, un mix di cose. Cosa sei? Oggi uomo, domani donna, dopodomani una lavatrice. Potresti anche essere una lavatrice, perché ci sono le persone che si identificano con la lavatrice. Ci sono persone che si identificano con la lavatrice. Tagliamo. La nostra Rosy tiene a precisare che è donna. Non lo so, lo vedremo. Allora, abbiamo... Ti potrà capitare di tutto. Devi avere fiducia nella tua vita e devi seguire il flusso. Ma da quanto tempo è che sei donna? Da tanto? È da tanto tempo che sei donna, Rosy? Donnissima? Ah, anche tu! Ma da quanto tempo siete diventate donne? Quando è che siete diventate donne? Va bene, passiamo alla terza stesa. Che è la stesa della stele. Vediamo quindi cosa ti sta per accadere in amore. Rosy, super donna. Presto la vedremo in chat, la vedremo in una live, la nostra Rosy. Nel frattempo mettete il siete donne. Bene, ma da quando siete donne? Perché adesso non puoi dire tu sei donna, tu sei uomo. Abbiamo Sissi. Marras, il mio ex titolare in Sardegna. Che è sto Marras? Il mio ex titolare in Sardegna. Marronas. Abbiamo la nostra Patella che ha lasciato momentaneamente lo scoglio. La nostra Sissi ha mollato lo scoglio ed è venuta in chat. Allora, mescoliamo le carte. Siete donne da quando siete nate? Bah! Antonio Marras, lo stilista. Stilista di che? Stilista di abiti? Questa volta abbiamo l'innamorato, una persona che farà la scelta. L'innamorato farà la scelta, vuol dire questa è la carta della scelta, chi ha scelto la stele sarà scelta, quindi cosa ti sta per capitare in amore, che ti sceglieranno? Abbiamo il nostro Crazy Robby, in questa vita sono uscita con la Bernarda, chi è sta Bernarda? Non sappiamo chi è la Bernarda. Sapete chi è la Bernarda? Comunque abbiamo la scelta, quindi ti avrà scelta. Abbiamo il nostro Crazy, ti avrà scelta. Ah, vedi? Brava Betty Cottage. Quindi ricorda a tutti, andate in Campo Manin e fatevi fare un bel quadro, un bel autoritratto dalla nostra Betty Cottage, che ricordo, anche se siete cesse, Betty Cottage vi farà belle.
Anche se siete grasse, Betikotic vi farà magre. Anche se siete basse, Betikotic vi farà alte. Praticamente dipinge un'altra persona, insomma, che non c'entra un cazzo con voi. Vi farà un'altra persona, però almeno sarete belle. Se siete basse, Betikotic vi farà alte. Se siete brutte, Betikotic vi farà belle. Se siete grasse, Betikotic vi farà magre. Se siete calvi, Betikotic vi farà con i capelli lunghi e biondi. Se siete calvi, Betikotic vi farà con i capelli lunghi e biondi. E quindi, insomma, se farà un'altra o un altro, ma bello. Quindi potrete dire che il mio quadro è bello. Io sono una cessa, ma il quadro è bello. Cioè, è una soddisfazione. Quindi abbiamo, vi sceglierà. È una persona con un'elevata spiritualità, è una persona con un'elevata spiritualità che avrà un giudizio positivo su di voi, che avrà un giudizio positivo su di voi, quindi direi che è un'ottima cosa, avrà un giudizio positivo su di voi. Io con una bella chioma bionda e lunga, come dire, una bella chioma bionda e lunga, anche noi saremo capelloni, neanche scialpe e tempi d'oro, esatto. Cigarettes and coffee, niente più, era la canzone, no? Cantava scialpe. Cigarettes and coffee, niente più. Poi cosa cantava anche? Mi ricordo Cigarettes and coffee. E poi c'era un'altra più famosa ancora, non mi ricordo. Vabbè. Comunque, quindi questa è una cosa positiva, diciamo che questa, direi che la stella è positiva, troverete dei risultati. Cigarettes and coffee, niente più di questo. Ah, poi ce n'era un'altra che com'era quella canzone che diceva? Rock and rolling, per difenderci rock. Allora, vediamo cosa ci dicono le... preparati a cantare, è arrivato l'idraulico, cioè, si dice così adesso, è arrivato l'idraulico, l'idraulico tromba, l'idraulico usa bene il tubo, sì, mi raccomando, con l'idraulico fai... Con l'idraulico userà bene il tubo. Dove lo mette sto tubo l'idraulico? Perché gli idraulici quando vanno a casa... Ah, se n'è andato? Ah, quindi appena finito il tubo, appena piantato il tubo, ti ha appena messo il tubo dentro, adesso se ne va. Ti ha appena infilato il tubo e se n'è andato, insomma, ha messo il tubo e se n'è andato. Salutiamo la nostra Roxy Rosa. Ti ha appena piantato sto tubo, il tubo, il famoso tubo dell'idraulico, è arrivato, in mezz'oretta un po' può averlo piantato bene, dai, mezz'oretta al tubo, mezz'oretta di tubo, non è male, non è male. È arrivato l'idraulico, è arrivato l'idraulico. Gli idraulici sono quelli che trombano di più, sentivo che la categoria che tromba di più, perché vanno, ti ha fatto la caldaia, e ti ha fatto anche la caldaia. Allora, gli idraulici sono quelli che trombano di più. Allora, il matto, quindi sarà una persona che farà follie per te. La stella, idealismo, bellezza, insomma, veramente questa persona vuole avere una relazione con te. Anche compagnia, quindi direttamente importante questa persona, quindi avrai grandi chance di... sarà una persona importante per te. Nel frattempo fate una donazione al canale, carampane che non siete altro, fate una donazione al canale, mettete, ma com'era, giovane o vecchio questo idraulico? Era giovane o vecchio, cara Sissi? Era giovane o vecchio questo idraulico? Comunque è una persona che fa delle pazzie per te, sarà l'idraulico magari, Sissi? Sarà l'idraulico, ti ha intubata dal basso verso l'alto. Vediamo un po' se Sissi, sui 45-47 anni, beh, è un po' troppo giovane per te, Sissi. Per te ce ne va uno, un ottantenne allegro. Allora, fate una... È sposato? È sposato...
Ma tu digli che vuoi soltanto il tubo, che a parte il tubo non ti interessa niente, a parte il tubo non ti interessa niente. E l'idraulico è trasgressivo, eh? L'idraulico è la figura trasgressiva. Com'era sto tubo? Raccontaci com'era sto tubo, Sissi. Com'era il tubo? Quando il tubo è entrato nella caldaia, ha fatto effetto? Quando il tubo è entrato nella caldaia, c'è stato un buon effetto? Vogliamo sapere se quando il tubo è entrato nella caldaia c'è stato un buon effetto, il tubo nella caldaia. Allora, vediamo. Abbiamo il quadrifoglio, quindi ti porterà, vibrava pure il pavimento, un trapanatore, un Black & Decker era idraulico. Quindi abbiamo comunque grandi chance, perché fortuna, il cuore e l'anello, quindi una persona è fantastica questa lettura, perché abbiamo il cuore, il cuore è ovviamente, cosa rappresenta il cuore? Attrazione, sentimenti, affetti importanti, amore, colpo di fulmine, dichiarazione, incontro destinato a durare, periodo felice, una persona forte, potente, probabilmente idraulico, generoso. Poi abbiamo l'anello è il 25, l'anello rappresenta un'unione, un impegno significativo. Armonia, un periodo sereno, una persona paziente, fedele, sincera, e quindi insomma tutte cose positive, quindi una personalità importante, non sappiamo se è un idraulico o meno, comunque le cose vanno per il verso giusto. Quindi nel frattempo voi andate, anche se andate a Venezia o se c'è qualcuno di Venezia e ti ha sistemato la caldaia. Esattamente, perché sta caldaia probabilmente aveva dei grossi problemi, la caldaia era un po' fredda, sta caldaia. E mi raccomando, se andate a Venezia, andate dalla nostra Betty Cottage e fatevi fare un quadro in Campo Manin. In Campo Manin a Venezia c'è la nostra brava ritrattista Betty Cottage che vi farà belli, anche se siete brutti. È un modo per migliorare. Ti piace calda? Vabbè, a chi piace fredda? Non c'è nessuno che piace fredda. Allora, andate a Venezia, Campo Manin, fatevi fare il ritratto da Betty Cottage. Allora, quindi, viviti con pienezza questa storia. Abbiamo Anna Cagliendo, vedi, parliamo di caldo e arriva Anna Cagliendo, non arriva Anna Freddendo, arriva Anna Cagliendo. E poi è meglio, diciamo, non correre però, e poi sperimenta. Direi che quindi una buonissima stesa. Ringraziamo chi fa le donazioni al canale, una buonissima stesa. L'idraulico è coerente, le malgascione hanno spesso perdite, esatto. Le malgascione perdono, ma non perdono, però le malgascione non perdono più alcune cose, ne perdono purtroppo altre. Devono fare gli esercizi di Kegel, le malgascione. Fate gli esercizi di Kegel, quelle di contrarre, se no avete il pavimento pelvico che va... Avete il pavimento pelvico che va in decaduta rapida, quindi quando il pavimento pelvico decade, decade tutto. Quindi mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo.